Sono Fabrizio Maggi dell'associazione MC Look Culture, un'associazione che è attiva da 13 anni. Noi ci occupiamo di promozione della creatività urbana. Siamo come sede a Parma, sebbene comunque siamo collegati con una rete internazionale di altre associazioni e di artisti che comunque si occupano di attività urbana. In questa giornata siamo qui per lo svolgimento di un evento che si chiama Segni Urbani, è una convention nazionale biennale, questa è la seconda edizione e come potete vedere la location è la fine di un ponte, il Ponte Europa, che poi collega con un sottopasso ferroviario. È un sottopasso importante perché collega due punti importanti della città. Il sottopasso è tutto completamente decorato dagli artisti che vengono da tutta Italia, sono circa 60 artisti, tra cui alcuni artisti che vengono anche dall'estero. Gli artisti sono tra i migliori in assoluto in Italia e come esperienza per questa rappresentazione il tema è il viaggio. Quest'opera rappresenta la mia firma Wiz, il lettering, abbinata a un volto che devo ancora fare e una mano che tiene in mano un aereo. E niente, a me piace fare le cose molto colorate, come si può notare. Nome d'arte è Frode. In questo lavoro mi sono ispirato ad una situazione politica ben nota e rileggendo negli eventi di oggi quello che era già raccontato da Orwell nella Fattoria degli animali, ho riproposto il tema del maiale, anche perché qua siamo nella patria, comunque a Parma, e però i maiali che si sentono un po' più uguali di tutti gli altri, e l'ho riproposto su muro senza rendere il messaggio troppo esplicito a voi la lettura dell'opera. Allora, io sono Gab, vengo da Milano, sono un calligrafo principalmente, ma oggi ho voluto sperimentare una tecnica un po' differente. In questo caso si parla di un lavoro in pixel art. Il tema del viaggio nel mio caso è considerato un viaggio nel tempo, e quindi il viaggio nel tempo ovviamente ha come simbolo emblematico niente po' di meno che Ritorno al futuro, e quindi in questo caso ho voluto rirappresentare la DeLorean. Essendo un mito degli anni 80, l'ho voluto rappresentare con lo stile ma tipico degli anni 80, che è appunto il pixel, la rappresentazione a pixel, che va molto di moda ad oggi. E quindi ho voluto rappresentare appunto la DeLorean in tutto il suo splendore, però in stile pixel art e con le frasi più famose, penso, di tutta la trilogia, che sono appunto: dove dobbiamo andare non ci saranno strade, che penso sia il sunto di tutto il viaggio, insomma. Ancora.